Salve a tutti, mi chiamo Francesca Pompei e sono una fotografa dedita prevalentemente alle immagini d'arte ed architettura. I miei tre interessi culturali sono la filosofia, in cui mi sono laureata, la fisica per la questione del tempo e l'arte per la ricerca del bello. Quindi mi reputo molto fortunata a poter fare un lavoro che mi permette di sintetizzare e dare forma a queste mie tre passioni. Andare con il mio obiettivo alla caccia del bello, bello che sono fermamente convinta migliori la qualità della vita e che per citare Dostoevskij salverà il mondo, mi appassiona e mi emoziona e quindi mi piace o mi piacerebbe che attraverso il mio lavoro arrivasse un po' di questa mia emozione e di questo mio coinvolgimento nelle persone che vedono le mie immagini. Bello che non sia solo forma, ma che sia anche ricco di contenuto. E come fotografa d'architettura, quindi mi interessano i luoghi che sappiano raccontare delle storie. In questo senso, il mio progetto di Rebibbia ha un po' quadrato il cerchio, perché essendo un carcere, anzi il carcere femminile, perché Rebibbia a Roma ha la più grande sezione femminile di tutta Europa, mi ha permesso di indagare dei luoghi che raccontano la vita delle persone che vi abitano, anche se nelle mie immagini l'elemento umano è pressoché assente. Le donne che vivono Rebibbia sono costantemente evocate, evocate nei loro spazi, nei loro ambienti, nelle loro dinamiche di donne e di madri. E questo lavoro mi ha permesso quindi di eliminare o quantomeno mettere in discussione tutta una serie di stereotipi più o meno latenti e inconsci che avevo sulla vita carceraria, che spesso è legata o comunque collegata a un immaginario prettamente maschile, e di indagare un mondo di donne visto da un punto di vista femminile. Spero quindi che questo progetto, come ha aiutato me a cancellare o mettere in discussione alcuni stereotipi, alcuni pregiudizi sulla vita carceraria, possa fare altrettanto con le persone che vedranno le mie immagini. Ciao a tutti.